Eccoci qua. Ok. Oh, sono fuori centro. Adesso mi metto un po' più al centro. Ciao, buonasera a tutti. Bentornati. Bentornati, dai, siamo alla puntata numero 5 delle Sticks and Pad Nights. Sono molto contento di come sta andando perché mi rendo conto che è un bel lavoro, ottengo degli ottimi feedback positivi. E intanto che aspettiamo che arrivino altri, vi confesso che ho studiato durante la settimana un po' questi workout e mi sono un po' a 70 bpm mi è venuto un po', come si dice? Mi sono stancato, ecco, come vi ho scritto nella mail, mi sono stancato, mi è venuto male alla schiena, alle spalle, e allora ho deciso di fare una versione un po' ristretta, asciugata, ok? E l'ho pubblicata nel portale, ok? Ve lo faccio vedere subito dov'è, qua. Qui, per esempio. Vero? No, perché l'avevo preparato prima, era così bello. Schermo. Vabbè. Mi sembrava che fosse qua. Cattura finestra. Eccolo qua. Ok, vediamo se funziona così. Eccolo qua, scusate, avevo sbagliato. Allora, ecco qua, ho messo una cosa qua giù in basso che si chiama versione abbreviata. Ok, qui andando qui potete vedere che ho messo praticamente tutta dalla parte che riguarda come si dice, la questione degli accenti, il basic bin binario da fare prima con le mani all'unisono, una mano alla volta e poi con i colpi singoli e poi con i rulli e anche quelli con i rudimenti, ho accorciato un po' e l'ho fatto per diversi motivi. Ok, ecco qui sotto potete scrivere i commenti, vedete che bello che è questo portale. Mettete qua, scrivete qualcosa tipo così, e qui potete chiedermi qualsiasi cosa. Allora, torniamo a noi. Praticamente, ecco. Ho abbreviato un po' la situazione in modo da stare anche in una quantità di tempo che sia sostenibile, altrimenti si andava verso l'ora e 40. Invece in questo modo in un'ora e un quarto ce la caviamo, per cui stasera dovremo riuscire a farla tutta. E c'era anche un altro motivo per cui ho deciso di ridurre un po' la gestione delle pagine. E mi sono reso conto che durante le dirette vecchie, io, le scorse dirette, io mi ero sistemato in un certo modo, cioè avevo sullo schermo del computer il PDF, non so, delle prime due pagine, se l'esercizio era lungo quattro pagine. Poi le altre due pagine me le mettevo qua su questo leggio a mio fianco. Quindi avevo due pagine di fronte a me e due qua e ero a posto. Magari avete notato che in alcuni momenti guardavo davanti a me e in alcuni momenti invece mi giravo verso sinistra. Se invece l'esercizio era lungo 5 pagine, facevo due pagine sul monitor, due qui alla mia sinistra e una qui a destra, perché io qua ho un altro leggio, due leggi. Poi ho pensato fra me e me, magari non tutti hanno due leggi e un monitor. Allora ho detto, magari se sto dentro le quattro pagine, uno si può mettere sul leggio e non so, per esempio, queste due pagine le può mettere sopra un tavolo, qui davanti a lui in questo modo. E già riesce a gestire quattro pagine. Cinque pagine comincia a diventare difficile. L'unico esercizio su cui non sono riuscito a scendere sotto le cinque pagine è il drag ritual. Ovviamente gli accorciamenti che io ho fatto, li ho fatti, seguendo una mia idea più che altro di che cosa andasse tagliato e ovviamente non sono le uniche cose che
si potevano fare, avrei potuto anche in alcuni punti accorciare di più. Per cui quello che voi potreste fare è, per esempio, suggerirmi nell'area commenti o via mail ulteriori accorciamenti. Se volete togliere qualche battuta, non è un problema, anzi, più troviamo una situazione stringata e più andiamo avanti veloce. Ovviamente nel binario il lavoro è più lungo perché essendoci 16 note, quando siamo in sedicesimi, ogni battuta le combinazioni si allungano. Quando faremo quello ternario, oltre ad essere più veloce di BPM, perché la distanza comunque fra le note per mantenere la stessa, accelero il BPM avendo 3 note ogni beat invece che 4, e poi le combinazioni sono minori, quindi è tutto più snello la parte del workout di stick control e di accenti. La parte del ritual dei rudimenti invece quella rimane uguale. Per cui io rifacendo tutto ho visto che la parte del ritual dei rudimenti oggi l'ho fatta in 39 minuti, mentre ci ho messo 20-25 minuti a fare la parte degli accenti. E per quanto riguarda invece la parte iniziale, che è quella che faremo subito adesso, ho pensato di fare questo tipo di abbreviazione. Per esempio, l'Essential Sticking Combination, quello lo facciamo tutto per forza, così com'è, perché non si può accorciare nulla. Ma quello che si può accorciare è invece quello che si può accorciare invece è la parte degli endurance. Per esempio, io ho pensato che potremmo fare, invece che fare l'endurance, andare e tornare prima di arto forte e poi di arto debole, potremmo fare l'endurance, andare, per esempio, l'endurance vado con i singoli, ok? E quando torno, e invece che tornare indietro con i singoli, torno indietro con i doppi, ok? Per esempio, con l'arto forte, e rifaccio la stessa cosa, non so, solo di arto debole, quando parto, no, poi magari partendo, esatto, sì, ripartendo invece da capo con l'arto debole, quando torno indietro con i doppi, torno indietro con l'arto debole. Ecco, ho mixato in pratica i due. Questa era la seconda idea in realtà. La prima idea era un'altra, era quella di fare solo l'andata e non fare il ritorno. Vabbè, comunque questa mi piace di più. Meno male, sono creativo, mi vengono così. Per cui stasera faremo in un colpo solo, per cui prepariamoci le pagine bene, faremo l'Essential Sticking Combination, ok? E senza fermarci andiamo dritti all'endurance, ok? Quindi io me li preparo così, ok? L'endurance lo metto su quest'altro leggio, ok? Voi potete metterlo sul tavolo, ok? Mi fermo, eh? No, non mi fermo invece fra l'Essential Sticking Combination e l'Endurance. Però voglio dire, la prima battuta, se la usate per buttare i fogli in terra e scoprire quelli dell'Endurance, non succede niente. Anzi, no, va, facciamo così: mi fermo una battuta perché c'è scritto proprio di fermarsi una battuta alla fine dell'Essential Sticking Combination. Per cui il metronomo terrò lo stesso. Io adesso mi sono preparato il metronomo a 140 bpm in modo da tenerlo fisso. Scusate, lo vedi? Comincia a far freddo, qua piove, ragazzi, da matti. Ok, ho preparato il metronomo a 140 così, in modo che quando andiamo dritti dentro l'Endurance non mi devo fermare a cambiare il metronomo. Diventeranno ottavi. Ok, comunque contando ad alta voce il problema si risolve subito. E allora, quindi buonasera a tutti. Qualcuno mi dà del vecchio. Ciao Salva, ciao Mario, ciao Marco, ciao Massimiliano, ciao Domenico. Ah, l'hai dato del vecchio a Domenico. Ok, Maurizio, ciao, i vari Maurizio, ce n'è più di uno, vediamo. Emiliano. Ok, se c'è qualche domanda, questo è il momento di farla, oppure intanto vi ho dato il tempo di preparare i fogli, ok? Io sono pronto, vediamo se mi devo spostare un po' più indietro. Ok?
Si vede bene? Forse si vede anche meglio stasera, è possibile? E mi tiro sulle maniche. Ho pensato di fare questa cosa, vi suggerisco di fare questa cosa durante l'endurance soprattutto. Aggiungiamo un esercizio di respirazione durante l'endurance perché è molto ripetitivo e abbastanza monotono. Allora, seguiamo quest'idea qua, ve la spiego rapidissimamente. Siccome ogni riga viene fatta due volte, quindi sono quattro battute, a 70 bpm ho fatto questo esperimento, possiamo inspirare per una battuta e espirare per tre battute. Ok? In questo modo, invece che avere una respirazione corta mentre seguiamo l'esercizio, tipo è un vecchio difetto, per esempio, che io ho sempre avuto, che è quello di respirare corto. Questo mi ha spiegato sia il dottor Brazzo sia la professoressa Righini che se uno mentre suona respira corto e non c'è un'ossigenazione corretta, ok? Bisogna trovare il modo di respirare bene, aprire il torace, ok? Non fare respiri brevi, tutti diaframmatici, concentrati qua, ok? Questo è un esperimento che vi invito a fare anche quando studierete a casa, eh? Ok. Detto questo, mi piazzo un po' più, sposto un po' questa. Ecco, andiamo. Siamo pronti, eh? Ciao Gianluca. Vado. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 3. Sempre alti, eh? Quattro. Giro le mani. Uno. Cioè intendo non basso così, eh? Tre. Uno. Scusate, 22. Due. Tre. 23. Quattro.
6, 16, 3, 4, 1, 2 battute, 1, tutto finger 4 qua, 2, 3, 4, seconda, 4, 6 battute per mano, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ripeto, 2, 3, 4, 5, 6. Otto per mano. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ripeto. Endurance, 1, 2, 3, enda, 4, enda, 3, enda, 4, enda, 3, enda, 4, enda, 3, enda, 4, enda, capito com'è il conteggio? Vado sotto e apri la respirazione. Thank you.
partendo dalla 16 con i doppi. Adesso torno indietro. Parto di sinistra, fo i penda.
dai tu. Visto? Finito. Avrai notato che aggiungendo la respirazione in più riesci anche ad essere più concentrato su quello che riguarda dove ti trovi, perché la respirazione scandisce prima battuta inspiro e le altre tre inspiro e l'ultima è quella in cui non hai più fiato, per cui sai che quella è l'ultima. E in più è meno noioso e adesso sei più ossigenato. E devo dire che dopo un po' ci avevo anche preso gusto e ho notato, per esempio, ditemi se ve lo fa, se l'avete notato anche voi, oltre a questo rumore da pioggia pazzesco, stiamo annegando qua letteralmente, ho notato che nella fase di carico, cioè di warm up, partendo dalle poche note, pochi raddoppi fino ad arrivare alla numero 16, lì la respirazione era più faticosa, arrivavo in fondo alla quarta battuta con più difficoltà, mentre
nella fase di scarico, di warm down, cioè quando sono passato i doppi e poi ho cominciato a togliere, 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 lì invece ho notato che a volte mi avanzava anche il respiro, cioè cominciavo a respirare addirittura dopo l'inizio della prima battuta del giro successivo. Questo vuol dire che con la respirazione e la fatica le due cose sono connesse, però con la respirazione regolare in questo modo riesco a tenere a bada anche la quantità di sforzo. Ok? Ci abbiamo messo praticamente un quarto d'ora a fare tutto questo giro, ok? Per cui adesso andiamo alla parte dedicata agli accenti, dove adesso vi dirò anche che ho deciso di cambiare un po' l'ordine di apparizione, ok? Anche se adesso le mani sono belle calde, io direi che potremmo, invece che partire da la Möller con le mani all'unisono, ok, il giro di fare tutto con una mano sola, con l'arto forte e poi con l'arto debole all'unisono, i primi due giri li fate da soli a casa se avete voglia e tempo. L'importante, secondo me, è quello con le mani all'unisono, perché è lì che si vede se le due mani lavorano in maniera corretta, uguale, cioè se la sinistra, se l'arto debole tenta di assomigliare all'arto forte, che è quello in teoria dominante. Ok, per cui cambiare questo ordine di apparizione. Invece che fare appunto il numero 1, che sarebbe quello con le mani all'unisono, che ho ridotto a, invece che cos'era, 4-5 pagine, l'ho ridotto a 3, ho tolto un po' di variazioni sui gruppi da 7 che tanto fatte un paio, per lo scopo di questo esercizio non è così importante fare tutto il giro. Quello lo fate quando fate tutto l'esercizio, quello com'è nel video, compreso nel videocorso del portale. Quindi adesso metto qui il numero 1, scusatemi, e parto dal numero 2, cioè quello a colpi singoli, ok? Che è diventato lungo 4 pagine. Metto qua, pagina 1, pagina 2, pagina 3, esatto, e pagina 4. Ok, le metto qua sul mio secondo leggio, se no poi mettetele sul tavolo, non è un problema. Datemi un feedback se mi dicono dalla regia che forse c'è un problema di fuori sincrono fra audio e video. È possibile? Cioè, tipo che il video è un po' in ritardo rispetto all'audio. A voi come sembra? Perché qua, essendoci un clima apocalittico, potrebbe esserci qualche problema di velocità di connessione. Stasera poche quote rosa, vedo. Cioè, nemmeno una in pratica. Andiamo un po'. Ragazze, dove siete? Niente. Allora, adesso metterò il metronomo a 70 e ci metto, per il momento ancora tengo l'ottavo così. Per cui adesso partiremo dalla versione a colpi singoli. Ok? Vediamo se qualcuno mi dice se ci sono problemi di ritardi audio-video. Fatemi sapere, i pochi rimasti. Tanto lo so che più tardi arriva più gente. Però più tardi, ragazzi, diventa problematico anche picchiettare sul pad più tardi, no? Perlomeno sono nei vostri appartamenti com'è, però effettivamente il video e l'audio non sono sincronizzati. Ai ai ai, questo non è una buona cosa. Vediamo cosa potrei fare. Fatemi vedere se posso fare qualcosa. Eppure non ho fatto niente di.
se diminuendo la qualità del video la situazione migliora. Ditemi voi se è cambiato qualcosa, se c'è ancora un ritardo da un paio di colpi. È cambiato qualcosa? Fatemi sapere. Maledizione. Ditemi qualcosa se migliorata la situazione sincrono audio video. Oh, ciao Ilaria. Uguale. E allora mi sa che c'è un problema di. Ci sarà un problema di velocità dati con il maltempo. Va bene, tanto comunque se siete impegnati a leggere l'esercizio, magari non mi guardate più di tanto. Poi controllerò se sulla registrazione della diretta la cosa rimane, perché oltre a rimanere la diretta registrata su Facebook, e potrebbe rimanere con questo ritardo, io comunque. Il computer a me lascia una registrazione anche in qualità forse un po' migliore, che magari se c'è un leggero sincrono, se c'è un leggero problema di sincrono, potrei spostare l'audio e rimettere tutto a posto. Quando abbiamo finito ci ragioniamo. Ok, adesso andiamo a fare a 70 bpm l'esercizio a colpi singoli, perché sennò si freddano le mani. Andiamo. Avete apparecchiato per bene tutto? Vado, eh. Conto 4, andiamo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. E cambio. Grazie.
lato di sinistra, 3, onda, 4, onda. Thank you.
Quindi questo adesso io lo posso togliere perché con l'altro esercizio, quello che faremo con le mani all'unisono, possiamo tenere lo stesso per farlo con i rulli, perché tanto è esattamente lo stesso esercizio, solo che graficamente ci ho aggiunto i rulli, per cui io non lo uso nemmeno, non l'ho nemmeno stampato quell'esercizio lì con quello con i rulli. Ho tenuto questo. Vediamo se si vede. Ok, senza rulli, e poi rullo le note non accentate, per cui è solo 3 pagine. Ok, lo metto qua perché con questa luce non vedo. Bevo un sorso, ditemi se sta andando un po' meglio con il sincrono. Mi raccomando, oggi siamo a 70, la prossima volta che rifaremo questo workout lo faremo a 77, perché ho programmato che faremo 26 punti in 6 settimane, in 6, scusate, in 4, 26 diviso 4, diviso 8 settimane, no? Qualcosa del genere. E viene fuori tipo un incremento di 3,5 punti, per cui prendo qui, non sarà bellissima da vedere, ma infatti è orribile, campo. Ok, dalla regia mi dicono purtroppo no, fa schifo, c'è un pelo di ritardo nel video. Voi che mi dite? Per voi è lo stesso? C'è ritardo? Boh, tanto io vado, voi scrivete perché ho sempre quei 10 secondi di. Quindi adesso mani all'unisono, quindi questo è il flusso da tenere. Classico.
adesso lo rifaccio con i rulli, partendo prima con l'arto forte e poi con l'arto debole. Quindi l'esercizio è lo stesso. 1, 2, 3, 2, 3. Ripartenza di arto debole ve la fate con calma a casa. Oh. Ciao Camilla, ciao Andrea, ciao Luca, do il benvenuto ai nuovi connessi, un saluto agli sconnessi. Ok, allora andiamo dritti al, visto che sono già le 10:30 passate, 10:40, andiamo dritti al ritual dei rudimenti. Che anche qui avrete delle piacevoli sorprese, visto che li ho accorciati parecchio. Allora, questo possiamo togliere. Ok, poi quando saliremo di velocità, già la prossima volta vedrete che già 7 punti guadagneremo un sacco di tempo. Andiamo dritti al
Flame Ritual. Al Flame Ritual ho fatto diversi tagli, ma proprio pesanti, e infatti è diventato lungo, sempre 5 pagine, credo, no, forse 4, ok? Ho fatto tagli, 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 perché già adesso, come potete notare, le mani sono belle. No, questo è un drag rito. Scusate. Flames Ritual LE, Light Edition. LE sta per Light Edition. 3 pagine. Uno scherzo, dai. Lo facciamo proprio a occhi chiusi. Sempre a 70, eh? Qualcuno mi dice se la situazione è sempre disastrosa, se il ritardo è accettabile, se riuscite a... Io qua dalla mia preview di Facebook vedo una qualità veramente pessima, però potrebbe essere che io vedo me stesso, trasmetto e ricevo, quindi potrebbe esserci questo tipo di problema. Ok. Tanto che aspetto i vostri feedback, io parto. Vado, eh? Sempre 70 Flame Ritual. Giusto vi do una panoramica. Ho tagliato tutte le ripetizioni, tipo la prima riga, se vi ricordate, era 2 volte i quarti, 2 volte le terzine dei quarti, 2 volte gli ottavi, 2 volte, via tutto, una volta ognuno. Lo stesso i flam tap, via tutto, una volta ognuno. Anche le ripetizioni sulle sestine, ho accorciato tutto. Poi c'è. Avremo tutto il tempo per riguardarcelo, lo rivedremo fra 2 settimane, per cui ve lo potete riscaricare, lo trovate, ve lo ricordo, sempre nella sezione in fondo del videocorso, quella che dice versione abbreviate. Ho ricaricato tutti questi PDF che sono molto più stringati. Andiamo! 1, 2, 3. Vado subito alla terzina dei quarti. Scusate, tolgo l'ottavo, giusto? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
3, infatti vado subito sotto. 4, stop, giro le mani. 2, 3, 4, enda. Flemma Q, anche qui via ripetizioni, giro le mani. Giro e alterno sulla sestina, giro le mani, alterno, paradido, 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 e giro le mani.
dito il dito. And now, quattro, and now. Giù le mani. Giù le mani. 3 and a 4 and a e giro le mani. 3 and a 4 and a Swiss Army triple. 4 and a le mani. 3 and 4 and stop. Inverted flutter. 4 and 1 and 2 and 3. Subito le terzine. E giù le mani. 3 l'ultimo and 4 and 3 and 4 and 1 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 and 3 and 4 and 1. Vedi? Finito. Molto meglio così, eh? Ok. Andiamo subito al drag rituals, quindi queste tre pagine le togliamo. Fatemi sempre domande se ci sono da... mi fermo io, non è un problema. Ok, Drex Ritual, ho fatto un po' di tagli veramente pesanti. Vediamo quanti errori riuscirò a fare su tutti questi tagli. Comunque si è ridotto un po', 5 pagine. 4 pagine. Ok. Vediamo se dalla regia mi dicono ancora qualcos'altro. Purtroppo no, no, tutto uguale. Va bene, vado. Drag. 1, 2, 3, 4. Anche qui ridotto, 3, subito terzina. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, giro le mani. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. E alterno 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e
devo girare le mani, scusate. 3 and a 4 and a 2. Scusate, rifaccio il double drag perché di sinistra, pensavo di averlo già fatto di sinistra. Partiamo da double drag di sinistra. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, la pagina single ratamacchio 1 2 4 3 qua, porca miseria, ho perso la pagina single ratamacchio, vedi 3 in enda 4 enda 1 3 enda, no era tagliata, single ratamacchio 3 enda 4 enda 2 giù le mani 3 enda 4 enda 2 enda 4 enda 2 enda 4 enda 3 enda 4 le mani 2 3 4 enda 2 enda 2 di numero 2 25. Visto? Ho bisogno di bere.
Com'è la situazione? Migliora? Sempre una tragedia. Parlo del ritardo, non dei miei errori. Eh sì, gli occhiali stanno qua, ma in realtà se non me li metto. Vabbè, andiamo subito al ritual dei rulli e poi quello dei didol, così abbiamo finito. Dove è andato quello dei rulli? Ah, lì. L'avevo già preparato. No, purtroppo no. Non so come mai stasera è così. Purtroppo la tecnologia qui in Brianza non ci aiuta. Allora, anche il ritual dei rulli l'ho snellito abbastanza, perché qua ho tolto ripetizioni, ho tolto. Si potrebbe snellire ancora di più, magari ditemi voi, per esempio, il rullo a 5, no? L'inizio dell'esposizione dei rulli è sempre fatta due volte, si potrebbe fare anche una sola volta. Adesso stasera lo facciamo due volte, poi ditemi voi se cancellando una battuta per ogni esposizione la cosa migliora. Adesso io questo lo metto qua così almeno lo vedo un po' meglio. 70 bpm. Qualcuno mi dice come si sta trovando? Vado. 1, 2, 3, enda, 4, enda, 1, enda, 2, enda. Ecco, questa potrebbe essere tagliata. Questa potrebbe essere tagliata. Per la prossima volta ve le taglio tutte, dai. Le mani, 2 and 3 and 4 and Thank you.
9. 3 and a 4 and a 1. And the fuck.
agenda 15, di sinistra. Rulla 4. Giù le mani. Uno a colpi singoli, l'ultimo. Questo abbiamo portato a casa, questo non era dei più facili, assolutamente. Questo va sempre visto e rivisto perché nasconde sempre delle insidie. 4, 5, 3, 2, 1. Beh, siamo arrivati all'ultimo, quello brevissimo, sui ritual, che dura veramente qualche minuto. Facciamolo subito, se ce l'avete pronto. Fatemi un segnale, ce l'avete pronto? Ce l'avete pronto? Io intanto bevo. Dai, solo due pagine, quello non l'ho cambiato, è uguale a quello vecchio, identico. Non ce la fate più, le vostre, immagino che le vostre mani stiano
in ebollizione. Belle gonfie, per cui non riuscite a scrivere. Dai, facciamolo subito e poi i commenti ce li facciamo alla fine perché disturbiamo i vicini. Forza. 1, 2, 3, enda, 4, enda, 1, enda, 2, enda, 3. Come ti preparati? Aspetta. Scusate, l'avevo messo al contrario. Dido ritual. U enda, du enda, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 4 enda, 1. Giro le mani, 2, 3 enda, 4 enda. Doppio paradiddle, 3, 4, enda, 1, enda, 2, enda, 3, enda, 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 4, enda, 1, enda,
L'ultimo, paradito dito, 4-31. Ok ragazzi, buonanotte a tutti. Ci siamo allenati anche stavolta. Dai, la settimana prossima ci alleniamo sul ternario e la parte dei rudimenti rimane questa. Magari accorcio ancora la parte dei rulli, eh? Ok? Così almeno troviamo la versione. E vi mando una mail.
che vi comunica dove l'ho pubblicata. In pratica lo troverete sempre nelle versioni abbreviate. Aspettate una mia mail che vi dice che ho fatto il lavoro. Ok? Buonanotte a tutti. Ciao!